Innovazione tecnologica, intelligenza artificiale, trasformazione e sfide. Il mondo è cambiato. Sembra lo slogan che caratterizza questi ultimi anni, ma se davvero il mondo è cambiato, quanto siamo stati immuni al cambiamento o al contrario, totalmente travolti? Quanto abbiamo saputo gestirlo e soprattutto cosa possiamo fare per esserne protagonisti o preferiamo essere semplici spettatori? Le relazioni industriali possono essere lo strumento giusto per trovare le risposte. Ne parliamo insieme. Nel campo della radiotelevisione c'è ancora bisogno molto di tante competenze che stiano insieme e devono fare uno sforzo in più. Nelle imprese, le relazioni industriali non tutte le vedono alla stessa maniera, abbiamo sentito anche degli esempi stamattina, però le aziende più evolute hanno chiaro che sono un pilastro importante della loro attività. Se sono corrette, se hanno una certa puntualità, cresce il l'apporto motivazionale, che è fondamentale in un settore come il nostro. E per questo servono i contratti, servono le tappe che i contratti prevedono e serve la capacità però di adeguare. Ogni giorno noi ci dobbiamo confrontare con situazioni, e non voglio utilizzare elementi o parole anglofone, concorrenza sleale, la metto proprio in italiano, concorrenza sleale. Concorrenza sleale su argomenti fondanti per quanto riguarda il mondo del lavoro. La sicurezza, al primo punto, la normativa, le retribuzioni. Tutto ovviamente in un gioco a ribasso. Io credo che quello che un po' caratterizza le nostre relazioni sindacali è abbiamo lavorato insieme per mantenerle positive e questo ci ha sempre un po' consentito, anche sempre un po' nell'ambito di regole, di decidere qual è la cosa migliore di fare. Però mi lasci dire che in quest'ambito di rinnovo noi abbiamo anche aperto una commissione, un tavolo per la riforma dell'inquadramento e stiamo andando avanti. La logica dell'osservatorio qual è? È quella di analizzare un problema e provare a trovare una soluzione. Con voi questo lo abbiamo sempre fatto e credo che un risultato veramente notevole sia il fatto di avere avuto la costituzione del Fondo di Solidarietà Bilaterale, che è un elemento eccezionale che testimonia la capacità che abbiamo avuto di valutare un problema, individuare una possibile soluzione, lavorare per crearla. Alla Wilsa è sempre stato a cuore tutto il ragionamento sulla fiscalità, il costo del lavoro. Vogliamo vederlo anche in un'altra ottica e provare a fare delle iniziative insieme, non in maniera separata, di confronto con le istituzioni, di portare avanti tutta una serie di obiettivi che fanno bene ai lavoratori e fanno bene alle imprese. Io credo che questo sia un percorso da costruire e un cambio di atteggiamento culturale.